Ok, questo potrebbe davvero essere il mio fumetto preferito di tutti i tempi. E ce ne vuole. Qui stiamo parlando di un capolavoro talmente sottovalutato dalla critica e dal pubblico da rappresentare una vera e propria offesa alla vita stessa. Veramente, mi chiedo come Cristo si possa trovarsi tra le mani 15 volumi di questa serie e riuscire a far finta che non si tratti di un assoluto, poetico, titanico, straordinario capolavoro indiscutibile. Ti spiego la trama. Nel brutale periodo Edo del Giappone tra il 1600 e il 1800 si dipana la crudelissima epopea di Shigurui, che è traducibile come il momento delle foglie, ma significa anche disperazione e follia. E quanto cazzo è opportuna questa doppietta di aggettivi in questo caso? Questo manga, nato dallo stile inquietante di Takayuki Yamaguchi e dalla penna geniale di Nori Onanio, scaraventa lo spettatore in un vortice di sangue, violenza e psicosi come mai ne hai vista in vita tua. Al centro della trama c'è un torneo con spade vere, all'ultimo sangue, organizzato per motivi folli e futili da uno shogun sadico e stronzo in testa. Competizione tanto brutale quanto surreale, iperrealistica allo stesso tempo, in cui la maggior parte dei partecipanti al torneo usciranno o morti o gravemente menomati. E in questo torneo il primo duello è quello tra i due personaggi che seguiremo per tutti i 15 volumi. Due figure assurdamente enigmatiche. Fujiki Gennosuke, spadaccino senza un braccio, e Hirako Seigen, completamente cieco. I nobili presenti al torneo cominciano a borbottare che non è tollerabile disonorare lo shogun inaugurando il torneo con un duello tra due spadaccini menomati. Ma i maestri di spada tra il pubblico stanno sudando freddo e sanno qualcosa che noi ancora non sospettiamo proprio per un cazzo di niente. Così i due sfoderano le loro spade, si inchinano allo shogun, si mettono in guardia e comincia un lunghissimo, incredibile flashback che renderà chiaro tutto il retroscena delle loro storie individuali, fino a spiegare l'origine di quel conflitto, del braccio mancante di Gennosuke, della cecità di Hirako e mille altre figate totalmente accurate a livello storico e culturale del Giappone dell'epoca. C'è filosofia tra queste pagine, poesia, c'è brutalità, ci sono riflessioni di una profondità inaudita sul concetto di essere umani, sulla predeterminazione, sulla morte, sul senso dell'esistenza stessa. Io, porca di quella merda maledetta, non so come cazzo consigliarti questa roba nella maniera più violenta e disperata possibile. Solo l'azzurra madonnina sorridente lassù nei cieli sa quante cazze di volte mi sia capitato di consigliare sto manga a chiunque mi capitasse a tiro e puntualmente tutti a snobbarlo, scavalcarlo, schivarlo e si lanciano a leggere One Piece, porca troia, che niente da togliere, eh? Ma io qua non ti sto proponendo la solita frittataccia mainstream. Questa è arte, poesia, guarda che cazzo di disegni! Ok, mi calmo. Shigurui non è solo un racconto di spade, samurai, cazzi e mazzi, è un viaggio nel buio abissale dell'anima umana. Una contorta riflessione sulla natura dell'ambizione, della rivalità e della follia di essere vivi. In questo manga la luce della speranza è sbudellata più e più volte, strozzata col suo stesso intestino dall'ombra gigantesca della brutalità. Non avrete da me spoiler. Non vi dirò guardatevi l'anime che va bene lo stesso. No, cazzo! L'anime è stato interrotto a metà. Vaffanculo all'anime. So che non è facilissimo trovarlo in giro in forma cartacea, ma esistono le scan online. Esistono. Lo comparo spesso a Berserk per dire se hai bisogno di un altro titolo. Se l'hai letto, c'è un connubio simile a quello tra Gatsu e Griffiths, un'esplorazione dell'oscurità dell'animo umano, lo stesso barocchismo grafico iperdettagliato negli inchiostri, no? Insomma, leggilo. Solo l'unica differenza fra questi due manga, fra Berserk e Shigurui, cazzo, è che questo manga è concluso. Il manga più brutale mai concepito. E non ti dico come va a finire il duello. Ti fotti? Ti fotti? Adesso tu vai a leggertelo o non ti voglio più bene. Alla prossima, ciao!